Buongiorno, sono Paolo Dorigo, rappresentante legale di Slipro Cobas. Abbiamo chiesto e ottenuto la concessione dell'utilizzo della sala della CITA in seguito alla chiusura del centro Gardenia e per 2 giorni alla settimana, attività che svolgiamo credo da più di 10 anni su Marghera, in quanto abbiamo diverse centinaia di lavoratori iscritti. Abbiamo anche una nostra sede da pochi mesi, ma questa sede diciamo, si presta per le assemblee collettive di alcune decine di persone che possono succedere nell'arco del mese. Normalmente facciamo sportello per assistere a problemi o sindacali direttamente o indirettamente sindacali, anche lavoratori che vogliono informazioni su come funzionano le ferie, per dire le cose più semplici. E quindi l'attività che facciamo diciamo, è in strada. Riferita a una popolazione giovanile ma non solo, di maggioranza immigrati ma non solo e di maggioranza industriale ma non solo. È un'attività che facciamo fin dal 2007 dove abbiamo cominciato all'epoca con dei corsi di italiano che facevamo per spiegare agli immigrati appena arrivati come cavarsela sul lavoro con i termini che non conoscevano.